L'incontro con il sindaco non può che essere l'argomento principale di discussione nell'assemblea domenicale all'ex Rossani. Tra qualche ora il movimento che il 1° febbraio scorso ha occupato l'ex caserma avrà il primo faccia a faccia con Emiliano. Finora i ragazzi hanno parlato con l'assessore Lusito, che si è schierato sin dall'inizio dalla loro parte, con il candidato sindaco De Caro. Da Palazzo di Città di ufficiale è arrivata solo l'ordinanza che parlava di strutture pericolanti e il successivo chiarimento sul fatto che non fosse un ordine di sgombero. Da Emiliano, dicono loro, non andranno per chiedere, ma per ascoltare, al massimo per spiegare quel che è avvenuto all'interno della struttura abbandonata per anni nell'ultimo mese e mezzo: la palestra, il bosco, i laboratori per i bambini, le attività musicali, le visite guidate. Per dirla con parole loro, migliaia di baresi sono entrati nella caserma liberata, che però è senza acqua, senza luce, senza bagni chimici. I ragazzi, una delegazione di una decina di persone in rappresentanza di ciascuna delle attività svolte, diranno al sindaco di volere acqua, luce e bagni non tanto e non solo per chi l'ha occupata, ma per tutti i baresi che frequentano la caserma.